Ciao a tutti e benvenuti a un mio nuovo video. In questo video vorrei parlare di uno degli episodi più importanti della storia delle operazioni speciali, che è l'operazione Nimrod. Come potete vedere dalle immagini qui dietro, questo è probabilmente uno dei fotogrammi più famosi di quell'evento. Ecco, oggi è il quarantennale di quell'operazione di cui si sa praticamente tutto, e probabilmente voi che state vedendo questo video conoscete perfettamente, o almeno per sommi capi, gli eventi di quell'evento, a dir poco storico. Perché è molto importante l'operazione Nimrod, che appunto è avvenuta il 5 maggio del 1980? Perché ha segnato una pietra miliare proprio nell'operazione contro il terrorismo per tantissimi motivi. Innanzitutto perché avviene in un momento storico molto particolare, e poi perché è la prima volta che vengono in un unico momento utilizzate tecnologie, tattiche e una volontà politica molto particolare, che poi dopo segnerà completamente tutti i decenni a venire di tutte le operazioni contro terrorismo di tutte le unità del mondo, si può dire. A tutt'oggi l'operazione Nimrod viene studiata nei minimi dettagli in ogni reparto, perché a 40 anni di distanza, tenendo conto dello scenario in cui si è sviluppata, è ancora tantissimo da insegnare e ancora tantissimo da far sviluppare a livello di idee e tattiche e approccio. Per intenderci, magari per chi non sapesse cos'è l'operazione Nimrod, è praticamente la liberazione dell'ambasciata iraniana a Princes Gate a Londra, che è avvenuto appunto il 5 maggio del 1980. Allora, innanzitutto iniziamo a parlare di cosa significa il nome Nimrod, il nome dell'operazione, perché in tanti sanno che appunto cosa è stata questa operazione, come si è svolta. Ci sono letteralmente decine di libri dedicati all'operazione Nimrod, scritti in questi 40 anni, quasi tutti da ex operatori che hanno fatto parte delle squadre d'assalto dell'SAS inglese, che hanno preso parte all'operazione, per l'appunto, scritti anche da dei giornalisti, e ci sono anche dei film, tra cui probabilmente il più, come dire, quello con meno errori in assoluto è Six Days di Tuor Fraser del 2017, ma ci sono anche dei pregevoli documentari della BBC che sono stati prodotti anche questi più o meno 20 anni fa, in maniera piuttosto realistica, e diciamo così, che danno giustizia agli eventi, per quanto ci sono delle aree oscure ancora nella ricostruzione di quella vicenda, e cercheremo di affrontarle in questo video. Nimrod, innanzitutto, perché tutti dicono appunto Nimrod, ma nessuno si chiede che cosa significa Nimrod. Nimrod, semplicemente è il nome del pronipote di Noè, e che per i testi antichi, sacri, ebraici, è stato il fondatore di Babilonia e viene descritto come un grande cacciatore al cospetto di Dio. Ecco, questo è il nome Nimrod, quindi non si sa di preciso chi abbia dato il nome a questa operazione nei primi concitati momenti della presa dell'ambasciata da parte dei terroristi. Ora andremo a parlare nel dettaglio di che cosa è avvenuto. Però sicuramente era uno che aveva una certa cultura, diciamo, della zona che c'è tra l'Iraq e l'Iran, diciamo così, dell'antica Babilonia e via dicendo. Quindi un nome, secondo me, molto azzeccato, Nimrod. Però prima di parlare appunto dell'operazione Nimrod, secondo me è molto importante parlare di com'era il mondo nel 1980, che non era un gran bel mondo, sinceramente, nel senso che il 1980 era figlio di un pessimo 1979, scusatemi il gioco di parole, però per l'Occidente era veramente il momento più basso in assoluto. Per Occidente intendo per l'America, per gli Stati Uniti. Siamo nel 1980, siamo in piena guerra fredda,
c'è una competizione a livello planetario di influenza tra i due blocchi, quello sovietico e quello americano, sui vari nazioni del mondo, per capire appunto chi è allineato con uno, chi è allineato con l'altro. E in tutti gli anni della Guerra Fredda hanno sempre cercato di espandere sia gli Stati Uniti e sia l'Unione Sovietica, sia politicamente, anche militarmente, la propria influenza sempre su nuovi paesi per avere un ombrello più ampio, diciamo così, sotto la propria egida. Ecco. Allora, abbiamo detto che il 1980 è un momento particolarmente basso, diciamo così, dell'egemonia americana nei confronti dei paesi, perché è particolarmente debole. E in quel momento gli Stati Uniti sono guidati dal presidente Jimmy Carter, un presidente che sicuramente non ha avuto né la fortuna né il carisma di affrontare delle cose eccezionali, degli eventi eccezionali che sono avvenuti appunto nel 1979, che sono tutti collegati in un modo e nell'altro agli eventi dell'operazione Nimrod di un anno dopo, e ora vi spiego quali. Innanzitutto, nel 1979 era avvenuta l'invasione dell'Afghanistan da parte della Russia, e l'America non era riuscita a evitarlo, ma forse per certi versi nemmeno prevederla. E questo fu un grosso, diciamo, un duro colpo, perché improvvisamente la Russia si scopre come una nazione che anche militarmente e in maniera relativamente violenta andava a estendere la propria influenza su un paese asiatico. Pure gli Stati Uniti col tempo cercheranno di recuperare appunto attraverso l'operazione della CIA degli armamenti, dando degli armamenti ai Mujahideen e tutto, e dopo parecchi anni di tribolata guerra la Russia ne uscirà sconfitta dall'Afghanistan, sensazione che conosciamo anche noi occidentali comunque. Mentre invece nel 1979 era successo un altro evento particolarmente grave per gli Stati Uniti, ovvero la caduta dello Scià di Persia in Iran, che lo Scià di Persia era piuttosto filo occidentale, piuttosto filo americano, e Khomeini con la sua rivoluzione, con l'instaurazione di una teocrazia, aveva fatto crollare il governo dello Scià di Persia e aveva per di più preso in ostaggio 52 persone, 52 diplomatici all'ambasciata americana di Teheran, e li avrebbe tenuti in ostaggio per parecchi mesi, fino al 1980 inoltrato. E infatti, fino alla primavera del 1980, si provò a fare la liberazione di questi diplomatici americani con una sfortunatissima azione di forze speciali, il primo utilizzo delle famosissime Delta Force, con l'operazione Eagle Claw, che fu particolarmente sfortunata perché finì in un fiasco terribile, anzi in un'operazione fallita completamente a tutti i punti di vista, e gli iraniani non persero tempo di pubblicizzare questo fallimento in territorio iraniano degli Stati Uniti, indebolendolo politicamente ancora di più agli occhi del mondo. E quindi in questa situazione qua, in cui appunto l'Occidente, quindi gli Stati Uniti, erano molto molto deboli, si sviluppa quell'humus, quella, diciamo così, attività politica che culminerà nell'operazione da parte dei terroristi di prendere l'ambasciata iraniana, e poi dopo che verrà liberata con la forza attraverso le truppe dell'SIS con l'operazione Nimrod. Andiamo però a vedere chi è che ha addestrato, finanziato e indotto sei studenti del Khuzestan, che allora si chiamava Arabistan, a prendere in una missione sostanzialmente suicida in ostaggio 26 persone dentro all'ambasciata iraniana a Londra. Perché fare un gesto così eclatante in un momento politico del genere? Ecco, avevamo detto appunto che l'America era particolarmente debole e aveva, diciamo così, smesso di sorvegliare quello che era, o apparentemente smesso di sorvegliare quello che era il confine iracheno e iraniano. Appunto, con la teocrazia di Khomeini che era andata al potere, Saddam Hussein si sente piuttosto minacciato. Saddam Hussein, sappiamo tutti chi è, era al tempo, nel 1980, diciamo così,
non ostile all'Occidente, e l'Occidente non era ostile con Saddam Hussein, nonostante tutto quello che faceva, nonostante diciamo che non fosse particolarmente democratico. Era tipo un cane di guardia dell'Occidente in quella zona del Golfo, Saddam Hussein. Saddam Hussein già nella primavera 1980 aveva pianificato quello che sarebbe poi dopo culminato nella sanguinosa guerra di 8 anni, che sarebbe iniziato ottobre del 1980 contro l'Iran. Però Saddam Hussein, che era una persona però piuttosto scaltra, voleva indebolire di fronte a, politicamente, demolire politicamente Khomeini di fronte al pianeta prima di iniziare la guerra. Come? Prendendogli un'ambasciata e prendendolo in ostaggio del personale dentro e dimostrare che l'Iran non era in grado di tutelare i propri politici, i propri funzionari politici al di fuori della propria nazione, in modo da ottenere lo stesso effetto che era stato ottenuto sugli Stati Uniti con l'azione di Khomeini sull'ambasciata americana. Quindi Saddam Hussein ordina ai servizi segreti di intraprendere questa azione. E devono reclutare delle persone che siano votate, diciamo, al martirio per poter eseguire questa operazione. Si rivolgono subito ai dissidenti del Kazakhstan. Kazakhstan, scusate la pronuncia. Si tratta di un lembo di terra che si trova, che si affaccia sul Golfo, che è confine sia con l'Iraq e con l'Iran. Amministrativamente è sotto l'Iran, però la popolazione del Kazakistan si sente più vicina all'Iraq, è una storia che vi ho già sentita. Questa è di popolazione che amministrativamente appartengono a una popolazione, ma diciamo così, dal punto di vista dell'etnia si sentono più di un'altra nazione. E questo ha sempre provocato dei problemi, perché gli iraniani, specialmente quando è andato su al potere Khomeini, sono stati sempre più duri nei confronti di questa etnia dell'Arabistan, del Kazakistan, che guardava sempre verso un Iraq che era relativamente indifferente nei loro confronti ed erano completamente soggiogati, ma anche discriminati nella vita politica, sociale e lavorativa. Nel 79, poi dopo, c'era stata una rivoluzione che era stata soffocata nel sangue proprio dalle truppe iraniane, e questo aveva motivato, diciamo così, delle morti di ribellione. E dato che i servizi segreti iracheni erano sempre con le orecchie tese a sentire le voci dei dissidenti o di qualunque persona che fosse contro l'Iran, il suo nemico storico, fecero abbastanza la svelta a reclutare 6 studenti e poi dopo ad addestrarli nelle file dei servizi segreti a qualche tattica militare, all'utilizzo delle armi, perché questi erano degli studenti universitari e che vennero indottrinati per questa missione. Vennero finanziati e vennero con dei falsi passaporti, appunto per farsi passare come dei studenti universitari, mandati a Londra per qualche mese, dove loro fanno praticamente la classica bella vita degli studenti, diciamo così, fuori corso e tutto, e poi dopo un certo punto i servizi segreti iracheni predicono: è ora di compiere la missione. Quindi gli fanno avere le armi attraverso un pacco diplomatico, direttamente con varie triangolazioni per l'Europa, e questi 6 terroristi, perché bisogna chiamarli come con le etichette che meritano, vengono armati con 3 pistole mitragliatrici Scorpion, che al tempo erano, diciamo così, l'arma più diffusa presso le formazioni terroristiche di ispirazione comunista e marxista per tutta Europa, e poi dopo con delle pistole Browning in 9 mm e con un revolver in calibro 38. Presso 6 persone, 6 studenti, era, e per il tempo stiamo parlando, era una, come dire, una potenza di fuoco notevole. Scusate. Arriviamo al 30 aprile 1980, sono le 11:20. Questi 6 ragazzi, perché il più anziano ha 30 anni, il più giovane ha 22 anni, vestiti con kefia e polo verde come andava nella moda del tempo, o M65
verde oliva, giacca M65 verde oliva, guardatevi, l'M65 field jacket, cosa che andava molto di moda in Iran nel 1979-1980, ma magari questo ne parleremo il motivo quando farò il video su Eagle Claw. Entrano con la forza nell'ambasciata, che era, diciamo così, poveramente difesa solamente da un poliziotto inglese all'ingresso, che sopraffano, riescono a sopraffare immediatamente. Entrano ed entrano proprio alle 11:20 perché sanno che in quel momento ci sono tantissime persone dentro, civili ovviamente, tra cui svariati giornalisti inglesi che erano lì nell'ambasciata per fare le pratiche per ottenere un visto d'ingresso in Iran per fare un documentario appunto su Khomeini. Ovviamente la maggior parte delle persone in quel momento all'interno degli uffici riesce a fuggire, però i 6 ostaggi riescono a chiudere tutte le porte dell'ambasciata e a trattenere 26 ostaggi. Inizia quello che è l'assedio di Princess Gate al numero 16. Princess Gate è una via che è vicino al famoso parco di Hyde Park, e quella era denominata, lo è tutt'oggi, la via delle ambasciate, perché essendo anche un quartiere molto, diciamo così, di Londra, ci sono vari palazzi piuttosto grossi, quasi tutti di 4 piani, di stile vittoriano, in cui ci sono appunto l'ambasciata iraniana, l'ambasciata etiope, e poi dopo ci sono varie altre istituzioni, tra cui una scuola materna di lusso, e poi dopo c'è un'altra scuola, e via dicendo. Alle 11:48 arriva già l'allarme a Bradbury Lines, Hereford. Vi dice qualcosa questo nome? È la sede che fu fino al 2009 delle SAS, le forze speciali inglesi, che in quella mattina lì si stavano facendo normalmente il loro addestramento nel Killing House e tutto, e via dicendo. Proprio 28 minuti dopo l'ingresso di questi terroristi nell'ambasciata, sui pager, per intenderci, sono i teledrin, se qualcuno si ricorda, qualcuno che comincia ad avere capelli bianchi sa cos'è il teledrin, di tutti gli operatori dell'SIS arriva il codice 9999, che significa: non è un'esercitazione, riunitevi tutti, armatevi, perché è successo qualcosa di grosso. In quel momento tutti gli operatori che con il loro teledrin alla cintura ricevono il codice si mettono a ridere, perché proprio un anno fa, l'ultima volta che era avvenuto il codice 999, era stato perché era successo un equivoco incredibile, che perché all'aeroporto Stansted, di London Stansted, scusate la pronuncia, un addetto alla torre di controllo irlandese aveva capito molto male una comunicazione radio in corso e aveva capito che stava per atterrare con suo jet privato il dittatore dell'Uganda, e credeva che dovesse fare dei problemi enormi in aeroporto, e quindi aveva allertato la polizia, che aveva allertato le forze speciali inglesi. Questo per capire il livello di confusione che poteva esserci in certi casi. E quindi lì per lì gli operatori si mettono a ridere, per dire: sarà un'altra situazione, tipo London Stansted, ci metteranno per 3 ore sul chi vive, e poi dopo si torna normalmente a fare le nostre attività o andare in licenza e tutto. Invece no, alle 12:10 viene confermata la notizia anche dai media inglesi, perché i terroristi che si sono asserragliati con l'unico telefono funzionante si assicurano di trasmettere alle sedi della BBC già il loro manifesto per, diciamo così, la trattenuta degli ostaggi che hanno appena realizzato. Ovvero, loro richiedono il rilascio da parte dell'Iran di 91 prigionieri politici del Kazakistan, che loro definiscono fratelli. Se non verrà incontrata questa loro richiesta, il 1º di maggio, cioè il giorno dopo, alle ore 12, loro incominceranno a uccidere un ostaggio ogni 45 minuti. Quindi vengono presi immediatamente molto 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 sul serio. Alle 14:58
Tutte le truppe dell'SIS in quel momento disponibili a Hereford partono per Londra. Ci impiegheranno circa 4 ore di tempo. In queste 4 ore succedono un sacco di cose. Succedono. Innanzitutto Scotland Yard mette subito in azione il suo dipartimento C7. Ecco che iniziamo a vedere quali sono le caratteristiche dell'operazione Nimrod. Per cui in particolare è la prima volta che vengono utilizzate le squadre di intercettazione elettronica o quelle che al tempo definivano come intercettazione elettronica. Cioè la prima cosa per cui si parte è cercare di capire che cosa stanno facendo quei terroristi, di tagliare tutte le linee telefoniche dell'ambasciata, fornirgli solamente un telefono da campo che sarà anche modificato per funzionare anche quando ha la cornetta giù in modo da fare un microfono e poi dopo cercare di acquisire più informazioni possibile dal punto di vista sonoro, oggi lo farebbero elettronicamente, di acquisire più informazioni possibile per capire che cosa sta accadendo all'interno dell'ambasciata e capire che cosa si può fare. E immediatamente vengono anche, prima che arrivi l'SIS, disposti gli sniper della polizia del dipartimento D11, i famosi berretti blu della polizia inglese, che adesso sono diventate d'altro, ma negli anni 80 ce li avevano, già sui tetti dell'edificio intorno per incominciare a sorvegliare quello che accade dalle finestre. La prima cosa che fanno i terroristi comunque è quella di chiudere le finestre, quindi perdono immediatamente le informazioni visive di quel che accade all'interno ed ecco perché Scotland Yard con il Dipartimento C7 insiste tantissimo a voler fare una sorveglianza attiva di tipo uditivo. Ovviamente al manifesto che viene trasmesso immediatamente a Teheran, Teheran risponde subito dicendo noi ce ne laviamo le mani, perché questi, un agente risponde dicendo che questi non sono persone dell'Arabistan. Quello che stanno farneticando non è irricevibile, ma li accusa addirittura di essere degli agenti della CIA che stanno cercando di provocare una guerra tra l'America e la CIA, perché ovviamente dice noi l'anno scorso gli abbiamo fatto lo scherzo dell'ambasciata, ora gli americani vogliono fare lo stesso scherzo con noi, ma noi non ci cadiamo in trappola, noi non caschiamo in questa trappola, dice Khomeini. E sostanzialmente dice tutti gli ostaggi iraniani all'interno dell'ambasciata saranno considerati martiri. Quindi succede quel che succede, non c'è nessun problema. Ma dice anche se dovessero diventare martiri, noi faremmo assumere tutta la responsabilità alla Gran Bretagna. Perché è vero che l'ambasciata è suolo iraniano, però questa cosa non deve accadere se e gli inglesi avessero protetto un po' di più l'ambasciata, quindi viene già fuori un problema non piccolo a livello, diciamo così, politico. Partono subito i negoziatori della polizia per cercare di capire qual è la situazione, oltre al manifesto dei terroristi, cercare subito di avere un rilascio degli ostaggi e tutto. Ecco, una cosa interessante da dire è che con i terroristi, per tutti questi 6 giorni che si sono succeduti, ci sono stati 6 negoziatori che avevano un turno di 12 ore l'uno, cioè in continuazione, ogni 12 ore, quindi giorno e notte, i negoziatori se ne stavano al telefono, con l'unico telefono che era stato fornito, con i terroristi. Dei terroristi, di questi 6 terroristi, ce n'erano solamente due che avevano la capacità di parlare un inglese decente, e di questi due solamente uno era in grado di reggere lo stress, sembrava almeno reggere lo stress, di stare sempre al telefono con il negoziatore. Quindi cosa notevolissima, tra i terroristi c'è stato un terrorista che è stato praticamente 6 giorni sempre al telefono con 6 negoziatori differenti. Nel film Six Days si vede, viene, diciamo così, non si capisce bene che siano 6 negoziatori, si lascia trasparire e basta. Viene, diciamo così, portato solamente alla ribalta la figura di un unico negoziatore, ma in realtà tutti dicono che è stato un lavoro di team quello che hanno condotto i negoziatori, che nei vari giorni riescono effettivamente a far rilasciare 4 persone, tra cui 3 donne. Ovviamente i negoziatori, anche qui l'operazione Nimrod,
mette molto l'accento sulla figura del negoziatore, con delle tecniche che poi saranno la base di tutti i negoziatori che sarebbero stati formati nei decenni successivi in tutte le forze speciali occidentali. Sono loro che mettono giù le basi della negoziazione, in questi casi con i terroristi, ovvero quello di creare un personaggio, il negoziatore, che deve subito mettere in chiaro con la sua controparte, l'altra parte, che lui non ha poteri, lui è solamente un intermediario, lui è tra l'incudine e il martello, deve far capire al suo intermediario. Il negoziatore è uno che non deve mai dare risposte nette, difficilmente fa promesse, però deve sempre mantenere un dialogo. Ovviamente deve essere in grado di avere una capacità, come dice il nome, di negoziare, mai concedere nulla alla controparte se la controparte non ci dà qualcosa. Infatti, le concessioni di cibo e di genere di conforto sono sempre state date dai negoziatori dell'operazione Nimrod attraverso dei rilasci di ostaggi. Da questo punto di vista sono sempre stati molto molto granitici e soprattutto mai litigare, mai portare una discussione da far perdere tutto lo stress che è montato, far perdere la pazienza a qualcuno che emana una pistola mitragliatrice Scorpion e una stanza piena di ostaggi. E ci sono riusciti, bene o male. Arrivano poco prima delle 18, arrivano le SIS che arrivano alla grande caserma di Regent Park che c'è a Londra, dove piazzano dentro tutto il loro equipaggiamento, le loro armi e tutto, e gli viene chiesto di far subito un piano, dato che la situazione sembra disperata fin dall'inizio. Di far subito un piano d'assalto, e lì per lì gli operatori degli SS non possono dire che avanziamo con le Land Rover fin davanti all'ingresso, scendiamo, coi martelli spacchiamo i vetri, con l'esplosivo ci apriamo e poi entriamo e spariamo. Mi ha detto così. Cioè, se voi ci chiedete di intervenire entro un quarto d'ora, noi possiamo fare solamente questa cosa qua, quindi è meglio che non la facciamo. Però era già stato messo giù quello che si chiamava il piano ROV, il piano crudo, cioè che era un full force attack frontale, basta. Io così, proprio dicevo, con il Land Rover arrivare, spaccare tutto, dove si poteva entrare e via, andare alla cieca e farsi strada a suona di colpi. Ecco. Per fortuna, all'inizio, come si dice, i negoziatori riescono a tenere la situazione molto 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 a bada e riesce a passare il primo giorno indenne e, diciamo così, a mezzogiorno non succede nulla di particolare, per fortuna. E va avanti così la situazione. Adesso spiegarla tutta diventa veramente lunga, ci sono dei libri alti così che spiegano la situazione tutti i giorni. Quello che mi interessa, diciamo così, illustrare sono le tecniche che ha utilizzato Scotland Yard e il dipartimento C7, perché sostanzialmente ha permesso di avere delle informazioni piuttosto accurate utilizzando solamente dei microfoni. Come hanno fatto a piazzare questi microfoni? Beh, passando dall'ambasciata che c'era di fianco, etiope, sostanzialmente, hanno incominciato a fare dei buchi con un trapano nell'unica parete che confinava con l'ambasciata iraniana. E ovviamente però, specie quando c'era poco rumore, questi rumori di trapano si sentivano. I terroristi si rapportavano con gli ostaggi solamente inglesi, con gli ostaggi inglesi solamente attraverso una persona, ovvero quel poliziotto che è stato sopraffatto fin dall'inizio e che per la scarsissima capacità di gestione da parte dei terroristi della situazione non era stato perquisito, e lui per 6 giorni ha sempre avuto il suo revolver calibro 38 alla cintura. Eroico questo poliziotto che non ha mai perso i nervi per tutti questi giorni, non ha mai dormito e non ha mai mangiato. Perché non ha mai mangiato? Perché non voleva andare alla toilette, perché aveva visto che i terroristi accompagnavano sempre tutte le persone, donne comprese, alla toilette per vedere che non facessero scherzi, non scappassero chissà cosa. Quindi lui non voleva farsi prendere a togliere, insomma, dalla toilette, togliersi la
l'uniforme perché avrebbero visto la pistola. Quindi si metteva sempre in un angolo, non si toglieva neanche il cappello, hanno detto, e nemmeno mangiava. E è stato eroico anche per altri motivi che poi dopo diremo più avanti. Comunque si rapportava sempre a lui, lui era l'interfaccia, quindi quando sentivano questi rumori qua strani di questi trapani, gli dicevano vai a vedere e dici che cos'è. Bisogna dire che l'ambasciata iraniana è stata subito ribattezzata come la fortezza, perché 4 piani, 56 stanze. Rendetevi conto che cosa significa andare a cercare dei ostaggi, che non si sa di preciso in che stanze siano stati messi perché le finestre sono state tutte chiuse, senza informazioni particolari contro 6 terroristi che sembrano ben armati. Da lì il nome La Fortezza. Ecco, allora, lui gironzolando tutte le varie stanze, questo poliziotto, che è abbastanza sveglio, capisce che stanno trapanando. Lui riferisce ai terroristi invece che sono i topi che fanno rumore, però più di un tanto sa che non può mantenere questa versione dei fatti perché effettivamente è ridicola. Intanto però un gruppo di SIS, partendo sempre dagli edifici di fianco, passano per i tetti e riescono a calare dei microfoni dai comignoli e dato che quasi ogni stanza aveva, dato che era un edificio di stile vittoriano, aveva un camino, questi microfoni calati giù utilizzavano il camino come cassa di risonanza per quasi ogni stanza e riuscivano a captare effettivamente, a mappare internamente la posizione e i movimenti anche. Se c'erano dei pattern, diciamo così, ricorsivi tra i movimenti dei terroristi all'interno delle stanze, furono in grado di ricostruirli. A un certo punto, però, appunto, dall'ascolto dei microfoni, sentirono che c'era il poliziotto che cercava di parlare ad alta voce dicendo: ma questi rumori che sentite sono dei topi e non so per quanto continueranno. A questo punto, Scotland Yard, per coprire il rumore di ulteriori microtrivellazioni, fa confluire traffico aereo di Heathrow proprio sopra, lì fa passare gli aerei passeggeri jet a tipo 100 metri d'altezza, in modo che ogni volta che ci fosse un passaggio, c'è un rumore forte, i poliziotti di Scotland Yard potevano continuare a trivellare il muro. Potevano. L'idea era anche quella di sfondare il muro al momento di un eventuale assalto senza utilizzare esplosivi, rimuovendo mattone per mattone e lasciando solamente uno strato di intonaco e di carta da parati. Per 5 giorni lavorano per realizzare questo, sempre coperti dagli aerei che passano di notte e di giorno. Ok, finiamo questo primo video, andiamo alla seconda parte.